Siamo con mister Alfio Torrisi al termine di Lamezia Trapani 0-1. Mister, terza vittoria consecutiva, ma la soddisfazione è più che altro per la terza vittoria consecutiva, per non aver permesso al Lamezia di fondamentalmente di tirare in porta con Summa che non ha fatto neanche un intervento o di aver imbrigliato completamente la squadra avversaria. Ma intanto vorrei esordire complimentandomi con i ragazzi, perché è doveroso fare i complimenti a una squadra che giorno dopo giorno cerca di migliorare l'atteggiamento, cerca di lavorare su alcuni principi e concetti che stiamo cercando di mettere dentro, e poi alla fine quando la domenica vanno a sfoderare una prestazione del genere, oggi è il mio modo di vedere, encomiabile sia sotto il profilo tattico e soprattutto sotto il profilo dell'atteggiamento. Questi ragazzi oggi a tratti mi hanno anche emozionato, perché tu quando ci stai tutta la settimana e ci lavori, avevo chiesto una partita di sacrificio, una partita dove dovevamo essere sempre uno in più della Lamezia in zona palla, dovevamo creare tanta intensità, dovevamo sempre raddoppiare. È una partita che avevamo comunque preparato per cercare di tenerla quanto più possibile su ritmi bassi, anche perché la Lamezia è una squadra che ha giocatori di qualità. Se avessimo concesso palleggio, soprattutto nella tre quarti, l'avessimo concesso anche a spazi, a tanti spazi, ci saremmo sicuramente, avremmo rischiato tanto. Quindi la squadra l'ha preparata in un determinato modo, l'abbiamo preparata così, l'hanno eseguita magistralmente per come è preparata. Come hai detto tu, non ha fatto nessuna paratelia, hanno avuto due occasioni fuori dallo specchio della porta, la più ghiotta l'abbiamo avuta noi il primo tempo con Gangemi, frutto di un'azione veramente bella, a tu per tu col portiere non siamo stati bravi a concludere sul cross di Carbonaro. E noi abbiamo concesso un'azione importante a loro il primo tempo, che è andato fuori dalla specchia della porta, e uno al 92esimo sul nostro vantaggio. Che dire, ci prendiamo questa vittoria, ma dobbiamo essere soddisfatti soprattutto dell'atteggiamento e della voglia che ha questa squadra di lottare per questi colori. E penso che la gente deve essere orgogliosa di questi ragazzi che veramente giorno dopo giorno stanno dimostrando attaccamento alla maglia. I moduli sono la base di partenza, non esistono moduli giusti, moduli sbagliati, perché poi alla fine tutto quanto lo decide l'atteggiamento della squadra. Abbiamo iniziato con un sistema di gioco dell'1-4-3-3 che diventava un 1-4-1-4-1 sotto in fase di non possesso, però non penso che sia quello oggi un fattore che bisogna sottolineare. L'atteggiamento, della voglia di andare a recuperare la palla, di un giocatore che perde la palla e il primo pensiero di andare a recuperare o di lottare, di fermare l'azione avversaria. Cioè, oggi io penso che tutto il resto passa in secondo piano. Ripeto, i ragazzi hanno svolto una partita per come preparata, e di questo ne devo andare fiero, perché quando un allenatore prepara un determinato la gara non è detto che poi venga sempre svolta, perché sono le difficoltà della partita, c'è la difficoltà dell'avversario, ma questi ragazzi oggi ancora una volta hanno dimostrato di essere uomini e soprattutto professionisti. Va bene, grazie mister. A lei, buona serata.